E salve a tutti, gente, benvenuti in questo nuovo episodio di Skylanders. Ok, dopo aver recuperato del fango, vado a prendere un'altra sorgente eterna. Ok, dov'è il generale qua? Ah, eccolo. Presto, andiamo a dare una lezione a quei troll puzzolenti. Sì, signore. Certo che è un ottimo modo per viaggiare, o no, dico proprio essere sparati da un cannone. Non c'era un modo più comodo? Non lo so. Grazie al cielo sei qui. Stavo proprio per... No, niente, non sono in preda al panico. Cioè, un po', ma ora che ci sei tu va meglio. Andiamo, Snuggles, puoi farcela. Ok, i troll hanno sopraffatto le nostre difese e la nostra squadra di comando è rimasta isolata. Dobbiamo raggiungerla in fretta. Campo di battaglia. Titolo più appropriato di così. Eccola, Napoleone. Ok, non è da lui. Credo. Un po' d'acqua per tutti voi. Ah, c'è una bomba. Così ce n'è una qua. E l'ha subito l'ho trovata. Pronti, lancio! Oh cavolo! Resisti! Ottimo! Vabbè, ascoltiamo, va. Appunto di un comandante troll dice: i comportamenti insoliti possono attirare il fuoco nemico e mettere a rischio la vostra incolumità. Astenetevi quindi dalle seguenti attività: tiro alla fune spinata, corse nei campi minati e gare di giocoleria con granate. E chi farebbe mai delle cose così assurde? Giusto, dei troll forse, se sono così stupidi ha un senso. Sono loro, ok, faccio una bomba. Assolutamente no. Dove scappare te? Vai, super ancora! Allora, un po' d'acqua. Guarda che mi fa bene la salute, anche l'angola. Sa dove devo usarla questa chiave? Acqua. E apriti il sesamo. Acqua santa! L'acqua san benedetta! Dio bru! Aiuto!
depistevato. E muori. Via via via. Che bel cannone che abbiamo qui. Poco. Ecco, distrutta. Dietro. Non mi avrete mai vivo. Fuoco. Ok, non vivo ma morto, eh. Vabbè, fatto di tuo meglio soldato. Bene, è ora di rispondere il fuoco, il fuoco direi. Ok, fuoco, 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 fuoco. Voilà. Ora che ho questo qua che farò rispettare la legge. Mitragliatrice! E che cavolo? Ce l'ho fatta. Cavolo, questa missione, raga, non è facile. E uno, e due. Eccomi qua. Napoleone. Eccolo a parte, guarda. Vabbè, lasciamo stare. Napoleone, ecco. Stiamo tentando di superare le loro barriere, ma inutilmente. La buona notizia è che abbiamo conquistato un deposito dei troll e dentro c'è una mega bomba! Bel colpo! La notizia cattiva è che nessuno di noi riesce a spostarla, neanch'io! Troppi anni passati a piantare fiori, immagino. È un lavoro per te! Secondo me hanno paura. E insomma, è una mega bomba, si rischia di esplodere, no? Ti fai una brutta fine col botto. Ah sì, hanno paura, dai. Penso io. E dai, però bomba collabora. Ok, ci sono. Allora, vi sparo anche. E vai, una palla da bowling. Voilà. Fantastico. Ora vai lì dentro e... Oh no! È la loro arma segreta. I troll stanno usando la sorgente eterna della tecnica per alimentarla. Devi distruggerla prima di poter mettere al sicuro la sorgente stessa. In bocca al lupo. Tanto sono io che faccio il lavoro, non vuoi, eh? Cioè, questo qua è più armato del armato. Vabbè, faccio una onda energetica e vedo se la libero un colpo solo. Dai, 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 dai. Carica l'onda. Lancio. Vedi, questi soldi sono tutti gratis, sono tutti per te.
anche gli sparo anche. Manca poco. Io sto fritta roba. Distante, sì, dai. Mitragliatrice. Voilà. Ecco fatto. Ecco la sorgente. Ora spero che il caos non intervenga, non viene a rompere le palle. Però penso di no, eh. Non si vede. Meglio così. Sì, raga, non si vede, non devo combattere il caos. Meno male. O beh, almeno si è risparmiato il tempo di umiliarsi da solo, di perdere. Ha fatto bene a stare lontano da me. La sorgente eterna della tecnica, incarnazione della scienza e della ragione, e contrappeso alla magia nel cuore di luce. Gli spiriti dei non morti non vengono nel nostro mondo a meno che non siano gravemente turbati. Forse dovresti indagare. Quel rumore viene dalla spiaggia. Sì, ma controllerò. La spiaggia. Ha detto Eum. Controllerò nel prossimo episodio, raga. Certo che in generale dico, è un robot a paura, dico, è un robot. Come fa a provare paura, dai. Vabbè. Ci vediamo nel prossimo episodio, raga. Quindi, ciao!